Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi pochi minuti da spendere per una patologia talvolta riferita dal paziente e non sempre subito identificabile. Abbiamo parlato spesso del pene curvo, abbiamo parlato del pene curvo congenito, abbiamo parlato del pene curvo acquisito. Quest'ultimo si identifica spesso, se non sempre, con l'indurazione penis plastica o morbo di La Peyronie, quella condizione talvolta post-traumatica, talvolta no, nella quale la fascia di rivestimento dei corpi cavernosi, la tunica albuginea, va incontro a processi inizialmente infiammatori. Ecco perché si può manifestare inizialmente con un sintomo particolare, il dolore in erezione, che talvolta potremmo scambiare per una uretrite. Dopodiché questa zona infiammata va incontro a un processo fibrotico, sin anche calcifico. Dove vi è la calcificazione, la tunica albuginea perde la sua elasticità e il pene in erezione tende a deviarsi e dare quindi quell'aspetto che definiamo come pene curvo, che può essere ventrale, dorsale, laterale, in base a dove tende a curvare, con problematiche chiaramente estetiche e talvolta anche di tipo erettile o penetrativo. Ma vi è una condizione quasi opposta, nel senso che il paziente riferisce la presenza non tanto al tatto di una placca, ma visibilmente di una rientranza. Facciamo conto di uno sportello che subisce un incidente, quindi una rientranza del profilo del pene, un avvallamento, tanto che spesso lo definiamo, questa regione, a clessidra. Immaginiamo proprio il restringimento che ha una clessidra al suo centro. Ecco, questa è una condizione che può verificarsi, non per forza così rara. Chiaramente non rientra nei canoni dell'induratio penis, per cui talvolta vi è un po' di smarrimento anche nel paziente, che come sappiamo oggigiorno ognuno di noi inizialmente fa un'autodiagnosi sul web. Quindi volevo spendere due parole su questo, diciamo, su questa patologia, su questo aspetto della patologia del morbo di La Peyronie. Che cosa implica? Come sempre, potrebbe non implicare nulla e quindi essere solo un banalissimo problema estetico che non si ripercuote su nessuna funzione da un punto di vista sessuale. In casi un po' più rari potrebbe, per ovvi processi complessivi e per la patologia presente che porta spesso un po' di fibrosi dei corpi cavernosi, dare un problema di vascolarizzazione a valle, ossia dopo questa compressione, dopo questa specie di, come posso dire, compressione appunto dei corpi cavernosi, questo avvallamento che si è creato, una sorta di minore afflusso di sangue durante l'erezione, come se noi mettessimo leggermente un piede su un tubo di una pompa dell'acqua. Chiaramente dopo il nostro piede la spinta e la pressione dell'acqua sarà minore. Ecco, stessa cosa può succedere in questo tipo di lesione. Talvolta quindi il primo passo che fa l'andrologo è porre una diagnosi e cercare di contrastare l'ipoafflusso arterioso, quindi questa riduzione di sangue, con i normalissimi farmaci inibitori delle 5-fosfodiesterasi. Casi estremi, e qui si va su capitoli importanti di questa patologia che richiede una super specializzazione anche da un punto di vista chirurgico. In alcuni casi bisogna proporre al paziente la chirurgia di placca, quindi in qualche modo creare un graft, creare la possibilità di mettere un patch e al posto di questa zona calcifica e fibrotica che si è creata, affidandosi in mani super esperte. In altri casi, sempre estremi, viene proposto il posizionamento di una protesi peniena. Però, senza arrivare a queste ultime tappe, diciamo che la presenza di un'incisione, di un avvallamento, di un pene a clessidra non deve essere motivo di ansia. Se l'erezione è conservata, rimane un problema estetico, ma non certo funzionale, per cui la persona che improvvisamente si accorge di questo deve affrontarla con totale serenità e comunque interfacciarsi con un proprio andrologo di riferimento per dei monitoraggi continui. Diagnostica: su questo tipo di patologia si può fare un'ecografia peniena dinamica, ma devo essere onesto, io sono ecografista, non sempre poi si rilevano delle immagini così eclatanti. Rimarrebbe l'esame principale, ma di difficile attuazione, la risonanza magnetica peniena, ancor meglio con test dinamico. Ma mi rendo conto che a livello scientifico, in strutture universitarie, può essere fatta per la persona che deve rivolgersi a uno studio di radiologia per fare una risonanza magnetica dinamica con l'iniezione di CardioJet, diventa organizzativamente molto difficile. Per cui rimaniamo sempre sul pratico.
foto in erezione dal lato, dall'alto, dai lati, e portare quindi in visione all'andrologo le fotografie in erezione e si avrà ben presto una valutazione. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video e vi auguro una buonissima giornata.